Sabato 25 febbraio alle 20:30 al Cinema Teatro di Chiasso continua la stagione di prosa con un testo molto interessante intitolato Il figlio, tratto da un scritto di Florian Zeller, un autore molto importante e anche prolifico dal punto di vista teatrale. Abbiamo già avuto modo di mettere in scena alcuni suoi lavori con grande successo. E qui vedremo alcuni importanti autori cimentarsi con questa scrittura, appunto Il figlio, Florian Zeller, e attori come Cesare Boci, in primis, l'interprete principale di questa commedia, insieme ad altri importanti interpreti come Galatea Ranzi, Giulio Pranno. Di cosa parla questa commedia? Parla di un argomento, direi, molto attuale, che è quello della relazione affettiva e anche intergenerazionale nell'ambito della famiglia tra padri e figli, nella famiglia moderna, nella famiglia contemporanea, dove le sinergie, le dinamiche che si scatenano in una società complicata, complessa come quella di oggi, sono estreme a volte e così scatenano anche, potremmo dire, delle reazioni affettive e anche a volte violente. La trama di questa commedia è semplice, ma appunto non il tessuto delle emozioni. La voglia di svelare quel che spesso, troppo spesso, si nasconde. Così ne lo descrive l'autore e anche il regista della pièce teatrale che andremo a vedere. È un testo capace di conquistare grazie solo, non solamente a quella che è la bellezza di un linguaggio della scrittura di Florian Zeller, ma anche e soprattutto alla capacità di introspezione, ai rimandi tra un personaggio e l'altro di questa commedia e quindi anche al manifestarsi delle loro debolezze e anche delle loro capacità di capire se stessi e gli altri. Quindi è una pièce teatrale che ci condurrà dentro una dimensione molto attuale e, devo dire, molto emozionale. Sabato 25 febbraio, 20:30, al Cinema Teatro di Chiasso, Il figlio.